la settimana scorsa, nell'imminenza delle festività natalizie, si è recato al Teatro Ponchielli di Cremona, ha trovato più di un motivo per festeggiare in compagnia. Da una parte ha avuto la possibilità di godersi uno spettacolo che ha scaldato i cuori e divertito un pubblico di ogni età. Dall'altra ha avuto l'opportunità di dare il proprio contributo per un'ottima causa. La Corale Sestese, diretta dal maestro Massimo Ardoli, si è esibita con la nuova edizione del concerto Pop Gospel. L'evento è stato organizzato da Passi da Dea, Donne per Medea, gruppo di donne che hanno affrontato, stanno affrontando un percorso oncologico e che si impegnano per sensibilizzare la comunità sui temi della ricerca e della prevenzione. A levarsi dal sipario, la serata si è aperta con un momento di slancio poetico. La voce è quella dell'attrice Chiara Tambani. Particolarmente sentito poi è stato l'intervento di Anna, Patrizia e Nicoletta, che hanno parlato in rappresentanza delle altre donne di Medea. L'invito è a non nascondere il cammino fatto, a non vergognarsene, a trasformare la malattia in opportunità di essere d'aiuto a chi stia per iniziare il percorso di cura. Sul palco ecco arrivare anche il presidente della Corale, Angelo Ardoli, con 90 anni compiuti, ma ancora con l'animo e il sorriso di un bambino. Hanno impreziosito la serata le tastiere di Maurizio Tadioli, il pianoforte di Francesco Lazzari, la batteria di Simone Conti e le voci soliste di Elena Ravelli e Diego Favagrossa. Il repertorio prevedeva brani di vario genere, dai canti tradizionali come La Deste Fideles agli U2 da Morricone, a Elvis Presley dei Pooh al musical con Jesus Christ Superstar e Sister Act. Ed è proprio sulle note di I Will Follow Him che un gruppo di ragazzi in abito da suora animano il palco con brillanti coreografie curate da Laura Diomede. Si tratta del corpo di ballo di On Stage Danza, che è tornato con abiti vivaci e variopinti a popolare lo spazio scenico anche in successivi momenti della serata, ballando su brani come Aggiungi un posto a tavola, Chi fermerà la musica e altri ancora. Fra un pezzo e l'altro si è dato spazio all'intervento di Rodolfo Passalacqua, vicepresidente di Medea, che ha promosso l'apertura di un cancer center presso l'ospedale di Cremona e invitato le associazioni di volontariato che operano in campo oncologico a unirsi a loro in occasione del 4 febbraio, giornata mondiale contro il cancro. Davvero allora si può parlare di buona novella, questo è il significato della parola gospel, come giustamente è stato ricordato inizio serata, una lieta notizia che ha incantato il pubblico e regalato a tutti un sentimento di speranza. Grazie.